Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti. Video profumoso, video in cui vi parlo di un profumo per le non amanti del profumo. Mi spiego meglio. Dunque, io faccio parte della categoria amanti del profumo, ma non del profumo bombazza. Il profumo si deve sentire e non sentire. Il profumo deve essere discreto. Ci sono invece persone che amano i profumi, i profumi molto invadenti, i profumi che lasciano la scia, i profumi che si sentono tantissimo, che gli altri soprattutto sentono tantissimo, mentre io faccio parte di una categoria opposta. Io amo il profumo molto, molto delicato, il profumo che noto solo io, se non qualcuno che mi sta accanto, ma non di certo quei profumi che riempiono l'ascensore. Quindi diciamo che io mi colloco come un amante del profumo, non profumo. Ovviamente è una cosa da prendere con le pinze, è un modo di dire, anche perché il profumo di cui vi sto per parlare è un signor profumo, indubbiamente. Diciamo che personalmente amo i profumi un po' meno, diciamo, non amo particolarmente i profumi gourmand, fatta eccezione per qualcuno, e ne ho uno che è un'autentica bomba di cui vi vorrò presto parlare. Ma tendenzialmente amo molto i profumi freschi, i profumi dalle note legnose, comunque sia, i profumi dalle note muschiate. Amo molto anche, devo dire, i profumi a base di oud, che è comunque sia un bel bombardone, perché se prendiamo un oud di Perris, sono belli strong, si sentono tanto. Devo dire la verità che però se dosati con discrezione, nel giusto modo, possono risultare anche quelli non invadenti. Sicuramente sono profumi quelli che, per quanto uno li possa dosare comunque sia in maniera minima, sono profumi che si sentono tanto, soprattutto quando si parla di profumi di nicchia, e di profumi di nicchia fatti in un certo modo. Ecco, diciamo che per quanto riguarda le fragranze un po' più pesanti, un po' più strong, prediligo quasi sempre rivolgermi a profumi di nicchia, profumi artistici, perché sono più persistenti, ma sono dei profumi in cui le essenze sono essenze di una certa qualità, sono dosate in un certo modo, quindi per quanto possano risultare invadenti, sono comunque sia pur sempre dei profumi fatti bene, ben equilibrati, che devo dire non mi hanno mai dato problemi. Sarà anche che io prima di comprare un profumo ci penso, ci ripenso, lo provo, lo riprovo e così via, però devo dire che tendenzialmente, ecco, questi sono un po' i miei gusti. Il profumo di cui vi voglio tanto parlare è questo profumo qua, il Creed Silver Mountain Water. Allora, questo è nel formato da 750, magari 750, da 75 ml. Questo è un profumo che è presente sul mercato da ormai quasi 25 anni, perché è stato lanciato sul mercato nel 1995, facciamoci un po' i conti, ben 24 anni. È un profumo che sicuramente le più potranno apprezzare, ma non compreranno, perché a detta di molte, e anche di molte mie amiche amanti dei profumi, perché ho tantissime amiche amanti dei profumi, mi dicono: io non spenderei mai quella cifra per quell'acquetta fresca. In realtà è un profumo creato da Oliver Creed, che, come tutti i Creed, ha un bel costo, un costo abbastanza elevato. Ora io non lo ricordo, però costano.
Costano, ma diciamo che sono delle vere e proprie creazioni, sono dei secondo me dei veri e propri capolavori, ecco. In questo caso si parla di un profumo legnoso e muschiato. Un profumo legnoso e muschiato, ora io me lo spruzzo perché sarà il profumo che andrò ad indossare. Allora, è un profumo, ecco, questo è il massimo di profumo che io metto, comunque sia quando esco, forse due spruzzi così, ma niente di più. Ecco, allora, è un profumo molto, molto fresco in apertura, ha questa apertura, fresca, data dal bergamotto. È un profumo che diciamo ha un'apertura molto molto fresca, è un'apertura molto diciamo molto lunga, perché a dispetto di altri profumi le note di apertura in questo profumo qua si sentono tantissimo. Una volta sfumate le note la nota del bergamotto, si sente distintamente un'altra nota che una volta a me piaceva moltissimo, che io compravo anche magari profumi a base solo di questa nota, che con il passare degli anni mi è venuta a piacere un po' meno. Ma che in questo caso mi piace come è abbinata. Infatti, nel cuore di questo profumo troviamo delle bacche di ginepro e del tè verde. Devo dire che è un tè verde molto, molto delicato. Non è un tè verde per nulla di quei, diciamo. Ora a me viene un a paragone, che so, la nota di tè verde che sento nel green tea di Elizabeth Arden, che ha un profumo, anche quello che c'è sul mercato da una vita e mezza. Si parla di un altro profumo che però si sente che ha un profumo un po', una nota di tè verde un po' artefatta. In questo caso no, è molto piacevole. Io ultimamente ho preso il giro di andare in profumeria e sniffare, per così dire, alcuni profumi e vedere come evolvono sulla mia pelle. Solo dopo averli provati per un po' di tempo vado a vedere le note di questo profumo, perché molto spesso ho notato che ci sono delle note che io mai e poi mai acquisterei il profumo se sapessi da subito fossero presenti nel profumo, che molto spesso non si sentono, sono ben bilanciate o fanno parte di un bouquet, per cui si sentono in maniera minima e rendono il profumo molto gradevole. Per cui da un po' di tempo io ho deciso di prima andare in profumeria, sniffarmi il profumo, provare il profumo e quindi decidere l'acquisto e poi andarmi a vedere tranquillamente le note. Ecco anche perché Ilenia, che saluto e a cui mando un bacio, che mi ha taggato in un video tag sui profumi per colpa di chi, dove appunto si parla di profumi, si pongono differenti domande in relazione a chi ti ha influenzato l'acquisto di un determinato profumo e così via, io purtroppo non lo posso fare perché difficilmente mi faccio influenzare per quanto riguarda i profumi da quello che mi dicono, da quello che mi dicono gli altri, perché quello che piace agli altri 99 su 100 non piace a me e viceversa. Ecco, sono pochissime le amiche di profumo con cui andiamo di pari passo a cui piace lo stesso tipo di profumo. Solo ad esempio la mia amica Cristina, a lei piacciono tantissimo, abbiamo gusti molto molto simili. Per concludere, questo profumo qua ha nel fondo delle note muschiate che non possono naturalmente mancare, perché io sono un amante dei profumi muschiati,
e al tempo stesso ha presente del sandalo. Ovviamente quando il profumo si fissa, quindi quando arriviamo alle note di fondo, si sentono queste note muschiate accompagnate a note naturalmente alle note del sandalo che rendono il profumo estremamente pulito. Anche in questo caso torniamo un po' al discorso dei miei gusti sui profumi che ne sanno di pulito. Un profumo quindi questo, in questo caso che sta estremamente di pulito, sa appunto dà la sensazione appena uno se lo spruzzi di quell'aria di montagna. Pensate che io continuo adesso a sentire il bergamotto in questo profumo, adesso mi è arrivata proprio una zanfata di bergamotto. Di quei profumi sa, dà l'impressione, dà la sensazione quando uno se lo spruzzi di essere in alta montagna, non è vero, ed è vero, di sentire quell'aria bella, gelida, magari quando uno ci va non in estate, non con questo caldo fotonico, di un bel torrente che scorre con dell'acqua limpida e pura. Questa è la sensazione, è l'immagine che io associo ad un profumo, perché molto spesso io associo ad un profumo una determinata immagine. Quindi è un profumo che io consiglio, consiglio vivamente innanzitutto alle amanti dei profumi di nicchia, perché è un profumo che secondo me merita assolutamente di essere acquistato almeno una volta. Dovete però essere amanti della categoria profumi diciamo molto delicati, di profumi che ne sanno di pulito, di profumi non ha una persistenza esagerata questo profumo qua, perché dopo 3 ore questo profumo non si sente anche più, ha una scia diciamo moderata, non posso dire certo che ha una scia, che ha una scia forte, poi dipende da uno come usa il profumo. Ci sono le persone magari che usano ripetutamente lo stesso profumo, quindi magari su un capospalla, quindi capiterà, il profumo sarà molto più persistente perché magari quella giacca è impregnata di quel determinato profumo. Nel complesso è un profumo, ve lo faccio rivedere, che a me piace tantissimo. A me piace tantissimo, la pecca, dico, è la persistenza. Ecco, per quel che costa dovrebbe essere un profumo un po' più persistente, però a me piace talmente tanto la sensazione di pulito, di freschezza che dà questo profumo, che indubbiamente lo andrei a ricomprare. Magari dovrei provare a cercare la relativa crema corpo e a svenarmi per comprarla e vedere se il profumo risulta un pochino più persistente. Vi posso garantire però che ha un profumo buono, ovviamente per le amanti del genere muschiato, legnoso. Sicuramente non va bene per le amanti dei profumi gourmand o dei profumi che so fruttati, perché questo non ha assolutamente presenti queste note. Io detto questo, spero di esservi stata utile, di avervi tenuto compagnia. Se avete domande, non vi resta che scrivere sotto tra i commenti. Io sarò lieta comunque sia con i miei tempi di rispondere alle vostre domande, di soddisfare i vostri dubbi, le vostre richieste. Un bacio, alla prossima, ciao!